tre grandi progetti per cercare di recuperare il senso civico delle città, cioè per dimostrare che la città può tornare a essere bene comune. Il primo, non si vende più un immobile pubblico perché gli immobili pubblici servono per dare casa a chi non ce l'ha e quindi calmierare il mercato degli affitti, e servono per allargare il welfare. E questo è il secondo punto. Noi siamo fermi al welfare che abbiamo strappato negli anni 70-80. Credo che oggi abbiamo il dovere di dire che ci sono delle esigenze cambiate, che sono quelle di far vivere meglio i bambini, di mandarli a scuola da soli, quindi creare tutta una rete di pedonalizzazioni che permettano ai bambini e alle persone anziane di vivere meglio in una città che cambia dal punto di vista climatico e da tanti altri punti di vista. Quindi il welfare non va svenduto, ma va addirittura aumentato. La terza questione che ritengo fondamentale se vogliamo salvare le nostre città è che i tagli di bilancio verso i comuni sono stati spietati. Oggi i comuni non hanno soldi se non attraverso il mattone. Dobbiamo fare una vertenza nazionale per chiedere ai governi di ridare i soldi ai comuni.